E adesso la rubrica cinema, le anteprime del terzo millennio Film Fest che si apre a Roma. L'uomo che aveva commesso il più grosso reato nella storia americana non sarebbe mai stato processato. Sono le attesissime prime immagini di Frost Nixon, il film di Ron Howard, già caso mondiale. Ripercorre il famoso confronto televisivo fra lo showman David Frost ed il presidente Nixon, che tenne incollati alla TV 45 milioni di americani, e si concluse con la missione di colpa del presidente per lo scandalo del Watergate. Il film uscirà in America domani, per vederlo nelle sale italiane ci vorrà febbraio. Chi vuole vederlo in anteprima assoluta, però, potrà farlo al Festival del Terzo Millennio, la rassegna cinematografica giunta alla 12ª edizione organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che si terrà a Roma nella prossima settimana dal 9 al 13 dicembre. Quali sono le novità di quest'anno? Dunque, la novità anzitutto è che abbiamo veramente un concorso dei documentari sugli adolescenti che provengono da tutto il mondo, quindi diciamo un momento con un premio. E questa altra novità è che abbiamo un premio per la distribuzione, cioè la Fondazione Ente dello Spettacolo si impegna a distribuire il documentario sugli adolescenti attraverso il circuito digitale di Microcinema in 70 sale. L'ospite di quest'anno? L'ospite è certamente Daniel Burman, e poi ci sarà un premio al miglior libro che diamo a Bogdanovic, che verrà dall'America, e quindi glielo consegneremo il 12 dicembre. Tanti film e le anteprime provenienti da paesi diversi, la Svezia di Varga, l'Argentina del Nido Vasio, la Cisgiordania del Giardino dei Limoni, ancora i sogni di gloria delle ragazze senegalesi di Princess of Africa, opere che ruotano intorno al tema di quest'anno, immagini dal mondo, cinema, rappresentazione, verità. E poi un concorso internazionale di documentari, un convegno di studi e la consegna finale degli RDC Awards, i premi della rivista del cinematografo per le diverse categorie. Il Festival del Terzo Millennio ha come scopo quello di illuminare il valore dell'immagine. L'immagine certamente è una delle componenti fondamentali della nostra cultura. Attraverso essa però non si rappresenta semplicemente la superficie della realtà, ma è il tentativo, nella grande cinematografia, di mostrare ciò che sta al di là dell'epidermide, ciò che sta al di là della superficie, per ritrovare le grandi e fondamentali domande che l'uomo si pone e che sono tante volte ciò che spiega il nostro agire, il nostro parlare e il nostro pensare.